casa mia. Ma scherzi, anch'io abito qui, due case più avanti. Ma davvero? Era destino. Pare incredibile. Allora, forse possiamo andare a scuola insieme qualche volta. Beh, in genere prendo l'autobus se mio fratello non mi dà un passaggio. Come no, si può fare. Sai, Kat, è stato un bel primo giorno per me in questa scuola. Ricordi? Come quando James Dean il ribelle cambia scuola. Sì, e quando incontra Natalie Wood. Sì. Sì. Ma lei non è stata gentile come te. Certo, ma come faceva se faceva coppia fissa con Buzz? E a quel punto del film lei non immaginava che James Dean fosse davvero il destino che bussava alla sua porta. L'attrazione fatale, pensa che tonta, povera Natalie. Ben, che fai appiccicato alla finestra? Guardo Carol che fa la scema con un ragazzo che non è Bobby. Smettila, non sono affari che ti riguardano. Che ragazzo? Non lo conosco, ma deve essere un tipo un po' strano. Perché strano? Se gli interessa Carol. Comunque smettila di spiare dalla finestra. E poi guarda che tua sorella non è il tipo che va in giro a fare la scema. E guardala, papà. Quando lo dirò a Bobby. Ben. Questa non me la perdo. Bene, devo andare in biblioteca, è meglio che mi muova. Eh già, anch'io vado a casa. Ho tante cose da fare. Me l'immagino. Ah, se può interessarti, sono molto contento di averti conosciuta. Ciao. Ciao.